sport dal Bar Chandri di Alessandro Mariottini e Massimo Tappeti con l'allenatore Giulio Peruzzi per vantare quello che sarà il prossimo turno, la prossima domenica dei dilettanti dal campionato di Serie B. Eccellente pronuncia. Tanto Giulio, ti ringrazio per la tua disponibilità. E domenica eravamo a vedere Castelnuovese, Terranuovese, Terranuova, Traiana, ecco, a mente serena dopo qualche giorno. Come valuti quel pareggio? Ma lo valuto ripetendo quello che a fine gara nel commento del dopogara abbiamo fatto, nel senso che è stata una buona gara, specialmente nel primo tempo, una gara ben giocata dalle due formazioni che hanno anche espresso un buon gioco per la categoria. E dopodiché nel secondo tempo si sono accontentati entrambi del punto che avevano stato guadagnato sul campo e così è andata a finire, anche perché la Terranovese si giocherà nel proprio campo domenica l'eventuale promozione nel campionato superiore e la Castelnuovese non è ancora del tutto salva, però diciamo che dovrebbero succedere delle cose molto particolari degli altri campi per ricoinvolgere la Castelnuovese. Bene, quindi entriamo nel vivo di quella che è la nostra grande sportiva, a cominciare dalla serie di ultimi 90 minuti per in questo del girone e praticamente tutto in gioco, sia in testa che in gioco. Sì, sono dei 90 minuti molto molto importanti per tante formazioni, sia in testa dove abbiamo il duello finale tra Ponzacco e Pianese, e il quale duello sicuramente non potrà, difficilmente potrà finire in uno spareggio. Vedo più diciamo, una delle due committenti che si aggiudica il campionato. La Pianese andrà a far visita al Serravezza, squadra molto molto buona, anche questa che è in terza posizione del campionato. E il Ponzacco avrà uno scontro casalingo dove sicuramente dovrà cercare di fare un bottino pieno e incontra la San Giovannese, la quale con la sconfitta di domenica in casa con San Gimignano è costretta a fare punti. Tanto l'abbiamo domenica con la Giovannese, presso una grossa opportunità per chiudere in maniera spedita verso la serie. Sì, la Pianese ha perso un'ottima opportunità, anche se vedendo le immagini della gara sicuramente meritava qualcosa in più dalla gara stessa. È stata una gara a tratti vibrante, molto bella, dove le due contendenti giustamente giocavano a posto perché ambe due gli serviva la vittoria. E questo pareggio sicuramente non vale molto per la Pianese, ma vale ancora meno per il Signalura. Tanto Roberto Fani nella sua intervista del dopo partita comunque ci crede in questi playout di potersi giocare. Certo, è naturale che Roberto deve crederci, dovrà far di tutto perché la sua squadra domenica nello scontro casalingo con il Bastia, la quale compagine a tutt'oggi non può perdere, perché se no, naturalmente sempre andando a vedere tutti i risultati che si succederanno nei vari campi, potrebbe rientrare nella griglia play-out. Roberto con il Sianunga dovrà cercare di fare invece il continuo pieno, che è assolutamente veramente è l'unico risultato. E sperare, ecco, il Sianunga quello che di brutto ha in questa gara domenicale, che naturalmente non può far gioco solo sulla propria forza e sulla propria partita, ma dovrà sperare nei risultati che purtroppo si dovrebbero verificare diverse condizioni per le quali la Sinalunghese possa raggiungere i play-out. Però ancora è tutto in gioco, nel senso che ancora le gare sono da giocare, le gare vanno giocate e le possibilità ci sono. Naturalmente, come ho detto prima, la Sinalunghese deve sperare anche nei risultati.
nella classifica viene messo al comando con 71 punti, 70 Ponzato, 65 Serravezza, 63 Capolano, 61 Montevarchi, 60 San Donato Taverneto, 59 Ghibizzano, 54 Tutto Cuoio, 53 Paco, 51 Cannaro, 53, 45 punti San Giovanni e Bastina e Aglianese, 43 Reanda, Forte Perceca, 42 Scandici, 36 Viareggio, 35 San Gimignano, 34 San Montesi, più della Massese con 16 punti. Giulio, questo San Donato Tavernelli, in questi ultimi 90 minuti di gioco, può mettere, diciamo, può vestire i panni di terzo comodo tra la Federazza e Gavorrano e rubare un posto playoff a una delle due? Più che altro tra Montevarchi e Gavorrano potrebbe entrarci in gioco, anche se la vedo dura, perché credo che Montevarchi e Gavorrano terranno la posizione per disputare questi playoff. San Donato, che è una buona squadra, credo che abbia difficoltà nel rientrare in questa linea. Beh, andiamo a vedere quello che è il prossimo turno, l'ultimo del campionato di Serie D, il girone Montevarchi di Massese, Cannara, Vignano del Forte, Percetta, Ghibizzano, Capolano, Ponzatta, Giovanese, San Gimignano, Prato, Serravezza, Pianese, Siena Lunghese, Bastia, Prestina, San Donato, Tavernello, tutto poi Agnese, Viareggio, Scannacci. E qui si gioca con proprio per i playout, un mini torneo. Sì. Sono 5 sfide che sono collegate, Ponzatta, San Giovannese, Siena Lunghese, Bastia, tutto poi Agnese, Cannara, Real del Forte, Percetta, Viareggio, Scannacci. Parlando delle motivazioni, che sono molto importanti nello sport in generale, e saranno molto importanti anche domenica, e per questo, diciamo, per questa cosa qui l'Aglianese potrebbe sempre con il segno di poi trovare un avversario non agguerritissimo, nel senso che non ha più nulla da chiedere al campionato, come lo potrebbe trovare il Real Forte Perceca, che va a Cannara. Ambedue le formazioni, tutto poi e Cannara, sono già salde e non possono aspirare a nessun tipo di posizione playoff. Perciò questi due compagini, l'Aglianese e la Forte Perceta, dovrebbero tentare. Noi lo diciamo sempre, condizionato, perché altrimenti possiamo anche cascare in qualche errore. Sì. Però diciamo che sotto quell'aspetto lì potrebbero trovare degli avversari leggermente demotivati e, diciamo, appagati, più che probabilmente proprio perché hanno raggiunto la salvezza anticipo, hanno cominciato a programmare la loro stagione per questo campionato inserendo qualche giorno in più. Sì, con dei giovani che vanno valutati in questi campionati. Certo, ho detto benissimo che possono essere anche messi in campo per avere ancora una maggiore valutazione sul singolo giocatore. E poi dico anche un'altra cosa, che le formazioni che sono, diciamo, sono al di fuori di qualsiasi tipo di problematica per quanto riguarda il playout, ma anche per quanto riguarda il raggiungimento delle offre, sono quelle squadre che vanno in campo anche leggere sta a significare che libere da tutti gli assilli che possono invece avere all'interno delle proprie persone tutti quei calciatori che fanno parte delle compagini che ancora si stanno giocando. E comunque domenica sarà la prima di Simone Calori in qualità di allenatore, dopo che sono di Renato Buso, il forte difensore, diciamo, ha assunto questo incarico. Tu nella tua carriera hai avuto modo di essere giocatore e poi avere un incarico del tempo. Come si vive? Come l'hai vissuto? No, io l'ho vissuto benissimo perché ho avuto la fortuna di avere delle compagini. Io ho iniziato a fare l'allenatore a Chiusi, dove c'era l'allenatore Gian Piero Volcelli, un'ottima persona, un ottimo allenatore, e in quel momento c'erano nate delle difficoltà, la società propose questo cambio, e il consiglio cambiò l'allenatore e mi diede, io avevo preso il patentino da poco, e mi diede la possibilità di iniziare la mia carriera da allenatore proprio quell'anno lì. E devo dire che ho avuto un'esperienza molto molto positiva. Sta di fatto che l'allenatore
che in quel momento è anche calciatore, deve avere sicuramente un aspetto che io reputo importantissimo, che l'allenatore deve essere un allenatore, un giocatore ancora valido, che ancora può dare l'esempio, e dico ancora di più, che deve essere richiesto dello spogliatoio in campo. Sta a significare che gli altri atleti si rendono conto che l'allenatore ancora è un ottimo giocatore e può dare in campo stesso direttamente degli ottimi consigli, e può far, e deve far vedere naturalmente che è ancora integro e che ancora può dare tantissimo sotto, soprattutto sotto l'aspetto del calcio giocato. È naturale che di conseguenza deve avere anche delle caratteristiche molto buone da tecnico. Io spero e auguro a Simone Calori che possa avere tutte queste cose qui all'interno di sé, perché sarebbero sicuramente delle cose che gli portano dei benefici e diciamo che gli possono attutire quelle difficoltà che possono venire fuori dalla propria esperienza che uno può avere con tecnico, perché è normale che iniziamo. Poi siamo al campionato di eccellenza, dove domenica sono in calendario playoff e playout. Tutto secondo opinione, secondo te? Oppure c'è qualche sorpresa che può essere negativo? Io dico che playoff è l'unica squadra che l'ho già detto diverse volte, non vorrei ancora essere ripetitivo, però l'unica squadra era le Badesse, secondo me, che con l'organico all'inizio del torneo era arrivata come una compagine che doveva rientrare in questo lotto di squadra. Sì, doveva rientrare in questo lotto di squadra per giocarsi i playoff. Per quanto riguarda i playout, devo fare dei complimenti sia alle squadre fiorentine, perché sia il Porta Romana che l'Antella hanno fatto due ottimi gironi di ritorno, specialmente l'Antella, che hanno fatto sì che loro andassero ad occupare delle posizioni di classifica e a tirarsi fuori direttamente, cosa che alla fine del girone d'andata non era da tutti pronosticato. Erano vicino al Foriano, vicino al Prato Vecchio, vicino alla Castiglionese, era una classifica molto corta, invece sono stati molto molto bravi. Per il turno playoff si troveranno di fronte a Corigiana, Cortes e Juventus, mentre per il playoff, come ormai noto, si giocherà Signia, Castiglionese e Foriano Prato Vecchio. Parliamo di playoff. Corigiana, Cortes e Juventus sono due squadre che a leggere i numeri che hanno prodotto sempre più campo, intanto sia l'andata che al ritorno hanno pareggiato per 0-0, a livello di rete subite tutte e due ne hanno subite 29, a livello di rete facce una differenza di due gol a favore della Corigiana, che ne ha realizzati 44, la Cortes e Juventus ne ha realizzati 42. Cambio di punti, dove la Corigiana ci arriva con 64 punti in classifica e la sì, però credo che sia una partita equilibratissima, una partita dove sicuramente ambe due le formazioni hanno la possibilità di passare il turno e di andare a scontrarsi con il Poggi Monzi, che attende appunto la vincente di questo scontro. Quindi sono due buone squadre con due ottime fasi avanzate, ambe due, e credo che sia, come ripeto, sia una partita apertissima a qualsiasi tipo di risultato, perché io ho visto giocare tutte e due, non ho avuto l'opportunità di giocarci contro, però l'ho visto giocare da fuori e sono tutte e due delle buone squadre. Si replica con Foiano Prato Vecchio, per forza 31 marzo ha avuto ragione il Foiano. I casentinesi adesso possono cambiare gli equilibri, secondo te cosa cambia? Perché il 1 marzo era una gara di campionato, adesso è una gara sì, ma che poi tuttora, che poi in quella gara stessa fu una gara abbastanza equilibrata, dove mi ricordo benissimo, dove il primo tempo il Prato Vecchio
secondo tempo invece cercò con più veemenza, con più forza, mettendo dentro anche qualche buon ragazzo, sì, giovane, tra cui mi viene in mente ancora Borgogni, che ricordo che fu uno determinante per il raggiungimento della vittoria finale. Credo che la partita anche qui sia equilibrata e qui bisognerebbe sapere se c'è il recupero di Monaci. Probabilmente non è ufficiale, però sarà un po' difficile. Ecco, perché Monaci è uno dei pochissimi giocatori in categoria che può spostare un equilibrio di una squadra. Vedremo anche. Perché c'è un problema proprio per il valore, sì, del giocatore, di vederlo in campo. Certo, me lo auguro soprattutto per lui. Cioè. E passiamo al campionato di promozione, dove è presente subito Terra Nuvese, subito un confronto molto importante perché va a toccare sia la prima posizione che la zona playoff. Diciamo che il Subiano purtroppo ha fatto carapiedi, nel senso che credo che non sia intervenuto nel modo giusto nel mercato invernale. Probabilmente l'arrivo di una punta di ruolo, forse. Secondo il mio punto di vista, sì. Subiano era mancante di un giocatore di forza, di penetrazione nel reparto avanzato. Questo ha fatto sì che in diverse partite poteva, avendo a disposizione un giocatore con delle caratteristiche particolari, poteva mirare a qualche vittoria in più che gli avrebbe permesso almeno di fare il layout. Sarà difficilissimo che possa andare a disputarsi questi play-out. Sarà, credo, più facile per la Terranovese festeggiare il campionato. Beh, andiamo a vedere quanto è stato domenica scorsa nella 29ª giornata, quindi la Terina Audax 1-0, Bibiena, Pontesiero 1-4, Castelnuovese, Terranovese 0-0, Fortuna, Camuci, Asta 1-0, Firenze, Olst, Vicomano 1-0, Subiano, Pius 0-1, Mazzola, Valtaglia, Chianticiana 0-0. E Vicomano in Montalcino, magari malgrado la sconfitta in casa del Presidente. Sì, qui bisogna fare sicuramente i complimenti al Vicomano perché è una squadra costituita prevalentemente da ragazzi giovani, una neopromossa, allenata anche molto bene dall'allenatore che io conosco, Indiani, e devo dire che è stata, credo, la sorpresa di questo campionato, perché in positivo sto parlando, certo. perché non era ditata magari dai favori del pronostico per andare ad inserirsi nella griglia dei playoff, e io invece credo che con la partita di domenica possa rientrare in questa griglia. Insieme al Montalcino lì. Sì, credo che rientri il Vicomano. Andiamo a vedere la classifica. A 51 abbiamo Terranovese, Traiana, poi 49 Pontassiero, 46 Mazzola Battaglia, Chianticiana, 44 Fortuna Camuci e Vicomano, 43 Montalcino, 42 Soci, 40 Asta, 39 Chiusi, 37 Castelnovese, 36 Firenze Ovest, 35 Aula Zerubina, 25 Zubiano, 17 Vigliano, chiude a 14 punti, Arno, Castiglione, Laterina. E intanto il Soci, probabilmente è la grande delusione di questa stagione. Il Soci purtroppo sì, nel senso che gli addetti ai lavori credevano che fosse una squadra da playoff, invece probabilmente non rientrerà nei playoff perché con la sconfitta di domenica ha compromesso tantissimo questa entrata nei playoff, cosa che dovranno giocarsi, in quanto vedo Chianticiana e Cortona Camucia, che il Cortona con la vittoria di domenica molto importante sull'asta va a giocarsi andiamo a vedere la 30ª giornata. Vicomano, Castelnuovese, Asta, Montalcino, Audax, Lupina, Bibiena, Chianticiana, Fortuna, Camuci, Chiusi, Arno, Castagnon, Daterina, Pontalfiere, Mazzola, Valdagno, Socio, Casentino, Firenze, Ovest, Terranovese, Traiana, Subiano. Quindi un Fortuna, Camuci che alla fine la dovrebbe puntare. Cortona Camuci va, come ho detto prima, a disputarsi questa
questa partita alla Chiantigiana, ma credo che lì il Cortona abbia un solo risultato, cioè la vittoria. La Chiantigiana ha due risultati, perciò sarà sicuramente una bella gara da vedere. E naturalmente le altre, purtroppo, in piena la Derina, ormai già retrocessa da tantissimo tempo e hanno abbandonato qualsiasi tipo di... È importante che in play-off. Sì, ragazzi, che nemmeno si gioca in questo girone. No, in questo girone ho la sensazione che i play-out non si disputeranno, perché credo, vista anche la forza della Terranovese come organico, e la... Castelnuovo l'abbiamo visto semplicemente nella prima frazione di gioco, la salute di un buon calcio. Tutte e due le squadre hanno disputato una buona gara, però la Terranovese vedeva... Dati, Sacconi, Lazzarini, Marchesini fuori, diversi giocatori che di solito quando parte dell'undici titolare erano tenuti a riposo. Proprio per perciò credo che domenica per sul piano sia una partita molto molto dura. Io domenica sono impegnato al Santa Fermina a seguire il 23esimo Memorial Loretti. Io andrò a vedere Fogliano playout a Prato Vecchio e poi dopo faremo il commento nel nostro programma di Anteprima Sport. Intanto Giulio, ti ringrazio, penso che con questo sia davvero tutto. Buonasera. Come ringrazio quanto ci hanno seguito fin qui e rinnovo il mio invito. Quanti a seguire, grazie a tutti.